stiamo già pensando alla programmazione dell'anno prossimo, una modalità di un brand della città significativo, forte, che potrà essere quello della Padova Spitta, della Padova affrescata, che partirà appunto da questa candidatura per l'UNESCO della Padova del 300, ma arriverà fino alla contemporaneità. Ecco, l'idea è di mettere una nuova cartellonistica alla città che valorizzi questo aspetto, che dà un senso anche di dinamica, che parte da un momento forte, che è quello della Cappella di Giotto, però arriva fino alla contemporaneità, quindi una dinamica nella cultura e nell'arte che parte nel momento in cui nasce la Civitas, ma si esprime anche oggi con grandi momenti di cultura e di arte nella modernità, in alcuni edifici, ma anche in quella ricchezza di inventiva, di creatività. Coinvolgeremo in alcune manifestazioni anche ad esempio in quella che sarà la nuova edizione della Fiera delle Parole, che faremo a ottobre, anche i writers, che sono un'espressione, diciamo così, un po' moderna, naturalmente deve essere regolamentata, dell'affresco in città. Ecco, abbiamo anche dei, come dire, esponenti a livello nazionale nella nostra città, sarà il momento per valorizzarli e per dare, ecco, anche un segnale di modernità rispetto a una città che ha grandi radici storiche, culturali, ma che le trasferisce anche in un'applicazione legale al contemporaneo. Valorizzeremo moltissimo anche il mondo del design, stiamo pensando a un allestimento permanente del deposito che abbiamo a Bortolussi, collegandolo ai nostri, come dire, artisti, designers della città che operano in giro per il mondo. Stiamo pensando di creare una vetrina in città delle loro opere e che diventi un punto di partenza in abbinamento con l'Expo 2015 per arrivare a un fine settimana che sarà un weekend legato al design e creare poi un momento stabile nel tempo. Stiamo pensando quale potrà essere la localizzazione, chiaramente il castello è evocato maggiormente per tutte le ipotesi in questo momento, a un villaggio del design, ecco, per dire la storia che si fa contemporaneità, che si fa applicazione anche alla realtà produttiva e quindi una storia che è viva, quindi non è musealizzata nel senso legata alla mera conservazione, ma è legata ai giovani e alle nuove opportunità di lavoro.